Ciao, bentornati in uno sfogliante canale Anaisa Superstar. Parliamo di capelli, video che amo fare e che amate vedere perché vado raccogliendo suggerimenti, prodotti. In questo video in particolare parliamo di olietti per capelli, non ne parlo mai abbastanza secondo me. Comunque in questo video suggerimenti, errori da evitare che cambiando delle piccolissime abitudini cambiamo completamente l'aspetto dei capelli e ti dicevo olietti. Ti mostro inoltre perché non commetto quegli errori. Sono tutti errori che io personalmente ho fatto, quindi cioè proprio ti do la soluzione proprio con cognizione di causa, nel senso che sono cose che io ho sbagliato per tanti anni e che poi informandomi o più che altro chiedendo ed essendo corretta ho modificato. Il primo errore che commettevo era quello di asciugare i capelli testa sotto e anche senza spazzolarli. Ti spiego, questi sono i miei capelli, sono capelli lisci, quindi io andavo con l'idea, oh, c'è bisogno, vado così. Tra l'altro testa in giù, capovolta in questo modo, perché nella mia mente io mi sbrigavo in questo modo. In realtà un giorno, parlando con un hairstylist, ho detto, ma non ho capito, ho fatto da poco il colore, ma proprio l'avevo fatto da un paio di settimane. Ho i capelli praticamente spenti, non lo so, c'è qualcosa che non va. E lui mi ha fatto proprio una domanda miratissima. Asciughi i capelli testa sotto? Sì. Ho detto, brava. Complimenti. Vabbè, io che ne potevo sapere. Non lo so, perché asciugando di testa sotto mi sbrigavo, insomma, asciugavo la cute, asciugavo le lunghezze e poi buonanotte al secchio, però li vedevo spenti ed era un peccato perché andavo al parrucchiere, facevo il balayage, insomma, non lo so, mi dispiaceva vederli spenti in quel modo. Mi ha spiegato in quell'occasione che asciugarli sotto sopra non consente, ti riporto le sue parole, quindi prendile con le pinze, però voglio dire, il significato bene o male credo che sia quello, ecco. Mi spiegava che asciugandoli testa sotto le cuticole delle lunghezze, soprattutto nelle punte, non si chiudono del tutto e non si chiudono bene. Ecco perché a volte quando finiamo ad asciugare i capelli testa sotto ce li abbiamo proprio così gonfi, ma non gonfi soltanto alla radice, e lì è normale che venga un po' più di volume, ma proprio gonfi, sfibrati. Non facciamo chiudere queste benedette cuticole, noi dobbiamo farle chiudere per avere questo effetto brillante o questo effetto capello cosiddetto sano. Quindi ho cominciato prima a spazzolarli, prima di asciugarli. Io una spazzola in legno con i dentini in legno, mi trovo benissimo, la suggerisco continuamente perché secondo me è pratica, è ultra delicata e fa egregiamente il suo lavoro. Mi piace la Tangle Teaser, ma non ne sono particolarmente fan, preferisco la spazzola in legno con i dentini in legno. Quindi io prima spazzolo delicatamente i capelli ancora bagnati, molto delicatamente, la spazzola in legno o il pettine in legno consentono di farlo, e poi asciugo i capelli per la lunghezza e non più sotto sopra. Ora, in questa immagine io ti faccio vedere come asciugandoli in questo modo aiuto queste benedette cuticole, così come mi ha spiegato Luigi tanti anni fa, a chiudersi. In realtà ci sarebbe anche opportuno utilizzare una buona spazzola, non tutte le spazzole sono uguali, sto parlando per esempio delle spazzole in ceramica, non sono tutte uguali. Io personalmente utilizzo Thermix, che è un brand di cui ho parlato già ampiamente, ne ho parlato in un video dove ho mostrato le spazzole e ho parlato delle spazzole, perché sì, la spazzola guarda che fa la differenza, sì, aiuta tantissimo i capelli a essere più brillanti, aiuta i capelli a avere questo effetto sano, non bruciano i capelli le buone spazzole, altre sì, bruciano i capelli, mettila così. Una spazzola Thermix, che sono quelle che utilizzo io, preso online, facciamo 10 euro, una spazzola da 10 euro in realtà ti dura 10 anni, cioè non è una spazzola che utilizzi 2 mesi e poi è tutta rotta, i dentini non vanno più bene, la ceramica non va più bene, la devi buttare, perché sono delle spazzole create per i professionisti, e giustamente il monte ore di utilizzo di un prodotto studiato per un professionista noi non lo raggiungiamo praticamente in una vita, ecco, cioè noi che ce le facciamo a casa per fatti nostri. Ecco perché io continuo a dire Thermix, io continuo a utilizzarle, mi sa che me ne prendo un'altra quest'anno, altre due, perché sono delle spazzole con le quali io mi trovo benissimo, ma già ne parlo da tanti anni perché io sono cliente di questa azienda da tanti anni, perché secondo me va
valgono. Le usa anche il mio parrucchiere, ma credo che le usino tantissimi parrucchieri, perché hanno un rapporto qualità-prezzo secondo me imbattibile. Detto questo, la differenza dal lato destro al lato sinistro, dal lato asciugato testa sotto e dal lato asciugato per lungo è evidente. Da una parte i capelli risultano essere più corti rispetto all'altra. Sì, perché ho dato un poco di volume alla radice, perché asciugandoli testa sotto si dà un minimo di volume alla radice, ma anche perché i capelli sono un po' più arruffati e quindi tendono a salire un po' di lunghezza. No, ma i capelli poi si aggiustano durante la giornata. Sì, ma no. Diciamo che obiettivamente, da quando io ho modificato questo piccolo errore di asciugare i capelli testa sotto e asciugarli semplicemente dall'alto verso il basso, ho visto un'enorme differenza. Qual era la mia conseguenza, tra virgolette, asciugando i capelli testa sotto e poi avendo questi capelli così sparati, perché erano proprio un po' arruffati? Passavo la piastra sempre, come se io avessi bisogno sempre della piastra. Nel mio caso non è così. Gioco forza in quel momento, proprio al netto di come mi asciugavo i capelli, poi passavo la piastra. Le nuove piastre, nel mio caso questa è una GHD Gold, con la quale mi trovo benissimo, benissimo. È una delle piastre migliori che abbia mai avuto, per non dire forse è la piastra migliore che io abbia mai avuto. Le placche sono studiate in modo tale da rovinare il meno possibile i capelli. Noi dobbiamo stare attenti a una serie di fattori: la temperatura che arriva alla piastra, ma anche e soprattutto al materiale del quale è fatto questa, che è la parte dove passano i capelli. È questa che fa il grande del lavoro, non solo il calore. Qual è l'errore frequente che io facevo quando passavo la piastra, visto che sostanzialmente ero sempre molto arruffata? Tante passate veloci su ciocche enormi e mi rovinavo i capelli. Un'altra stylist, durante una masterclass, una volta con la quale ho partecipato, spiegò meglio una passata lenta in una ciocca un po' più piccola. È efficace. Ovviamente, se stiamo parlando di capelli arruffati, tra virgolette, come i miei, e non di capelli ultra ricci che si devono allisciare, ma in realtà lei lo metteva esattamente in quel contesto: capelli ricci da lisciare con la piastra. Lei lo metteva in quel contesto, però ritorno a dire, io mondo ricci, sto sulla soglia, dico non so abbastanza, quello che so lo ripeterei a pappagallo, quindi preferisco tacere. Ciocca piccola, passata lenta. Quindi, ricapitolando, il mio errore era ciocca un po' più grande, tante passate veloci, quando invece è più opportuno, per tenere meno tempo a contatto i capelli con la piastra, ciocca piccola, passata lenta. Obiettivamente con me funziona. Tutte queste cose, dal phon alla piastra, tendono a stressare molto i capelli. Allora, voi siete stressati, avete bisogno di una vacanza, me ne rendo conto, anche io avrei bisogno di una vacanza, già che non vado in vacanza e non sono scordato. Parliamo di olietti, ti mostro i miei 4 preferiti. In questo video ne uso uno in particolare, che è quello che sto utilizzando per adesso e mi sta dando tantissima soddisfazione, perché ha degli ingredienti molto interessanti. Partiamo dal low cost, Pantene. Questo l'ho trovato da acquasapone e mia madre ne va pazza, infatti ogni volta io che lo sta per finire glielo prendo, perché obiettivamente lei si trova bene, anche io mi trovo bene. Questo è un passepartout, va bene un po' per tutti, però con i capelli troppo sottili secondo me potrebbe ungere un po'. Mi piace la profumazione, il rapporto qualità-prezzo non c'è poco da dire, nel senso che è un prodotto che costa poco, che dura tantissimo tempo e che nel suo piccolo fa il suo lavoro. Mi piace, tanto che lo sto finendo, l'ho da un bel po' di tempo, mi sa che adesso lo finisco, vado in smaltimento e lo finisco. Altro olietto che ho utilizzato per tanto tempo e che a cicli continuo a utilizzare, questo lo preferisco un po' più d'estate, perché lavo un po' più spesso i capelli, allenandomi tutti i giorni. Ragazzi, io sudo tantissimo, devo per forza lavare la testa più che altro che i capelli, perché sudando proprio la sensazione proprio di sporco. Questo è un prodotto che sì, utilizzo decisamente più spesso d'estate, perché trovo anche molto più pratica la confezione, e poi mi piace perché è un olio secco, non è un olio che unge. Questo l'ho messo infatti diverse volte tra i preferiti, che lui è il Renewing Argan Oil of Morocco di OGX. Questo si trova facilmente online, una volta era distribuito dal gruppo Shan, adesso non so più, sinceramente non li ho più visti in giro i prodotti OGX, che sono dei prodotti che io ho amato. Non tutti, alcune formulazioni americane che avevo comprato negli Stati Uniti non mi hanno entusiasmata, ma lui sì. Ho
spruzzo il prodotto sulle mani e poi lo massaggio, oppure sui capelli bagnati d'estate lo spruzzo e poi non nascondo che certe volte non sfioro il phon, perché se fuori ci sono 50 gradi io non me la sento per me stessa di sfiorare il phon. Questo è un prodotto che mi è sempre molto piaciuto, credo che si noti. Il prodotto con cui sono in fissa, perché mi piace molto la formulazione, tra le altre cose una formulazione vegana, è di un'azienda con la quale lavoro da un bel po' di tempo su Instagram, per cui mi sono confrontata con l'azienda, io ne volevo parlare e metterlo in un video dedicato di YouTube, perché è pomelo. Io con questo prodotto pomelo ho trovato una sorta di equilibrio, nel senso che è un prodotto che contiene due cose che io adoro. Uno, olio di ricino. 2, squalene. In questo caso il prodotto che è vegano, lo squalene lo ha di origine vegetale, quindi è un derivato dell'olio d'oliva. Io una volta ho mostrato questo prodotto subito dopo aver asciugato i capelli, così dall'alto, come faccio vedere in questo video, e faccio vedere che ne uso 3 gocce e i capelli vanno in piega da soli. Io con quest'olio, che dona una brillantezza estrema, ma è di quelle brillantezze che non unge, mi trovo benissimo, sono in fissa con lui. Guarda, io ti dico 3 gocce, in realtà anche una goccia andrebbe bene, perché è un prodotto che si mette sul palmo della mano, si fa riscaldare molto bene, cioè un po' come se dovessi scioglierlo, lo distribuisci con le mani sulle lunghezze dei capelli e non solo avverto la differenza, soprattutto nel lungo periodo, perché gli ingredienti che contiene sono degli ingredienti che in realtà lavorano durante la giornata, ma io lo vedo proprio a livello visivo. Mi piace veramente tanto, è un prodotto molto particolare che contiene degli ingredienti molto particolari. L'ultimo oletto di cui ti voglio parlare è Olaplex numero 7. Sembra che io non l'abbia usato, no, l'ho utilizzato e ne serve poco, ne serve pochissimo, altrimenti unge. La prima volta ho abbondato, ho detto ho fatto danno, va bene, ok, facciamo una bella treccia. Ne serve poco, vai tranquilla, vai liscia, non è un olio che unge, però devi trovare la dose giusta. Ecco, io ti dico, ho trovato la mia dose giusta, che è qualche goccia sul palmo della mano. Anche qua io preferisco sempre ammorbidire un pochettino il prodotto e poi passarlo sulle lunghezze, a differenza di questo che posso anche spruzzarlo. Ecco perché sono andata un po' in fissa anche con lui. Quello si spruzza e poi spazzolo e va bene. Per quanto mi riguarda, tutti i prodotti che ho utilizzato della gamma Olaplex sono dei prodotti senza macchie, sono dei prodotti veramente fantastici. Lui per me non fa differenza. Lui, olietto easy to go, quello facile e anche di facilissima reperibilità. Tutti questi olietti che ti ho mostrato hanno una loro profumazione simile ma diversa, però tutti e quattro hanno una profumazione molto gradevole, molto. Utilizzare l'olietto alla fine dell'asciugatura, diciamo, è consigliabile, perché intanto dà molta luminosità ai capelli e poi li protegge dallo stress al quale li abbiamo sottoposti. Che l'ho detto bene, mamma mia. Mi andrebbe di leggere tra i commenti i tuoi errori, se hai beccato degli errori, ma soprattutto così io poi li vado a comprare, li proviamo e ne parliamo. Qual è il tuo olietto preferito? Io per adesso te l'ho detto, sono in fissa con quello pomelo, mi trovo benissimo perché ne basta niente e cambia completamente l'aspetto ai capelli. Grazie per aver visto il mio video, non dimenticare a lasciare un pollice in su e a iscriverti al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!